Ciao ragazzi, come state? Benvenuti in questo nuovo video. Ci troviamo davanti all'Istituto Italiano di Chirurgia della Mano, dove io faccio le mie sedute di fisioterapia. Era tantissimo tempo che non facevo un video aggiornamento sulle condizioni della mia mano, e visto che comunque continuate a scrivermi in tanti chiedendomi cosa è successo e chiedendomi come sto, mi sembrava il caso di darvi qualche informazione in più, e ne voglio approfittare visto che sono qui con la fisioterapista per fare parlare lei e farvi spiegare bene qual è stata la problematica e quali sono stati i metodi per risolverla. Faccio un brevissimo riassunto per chi non sapesse cosa è successo. Poco più di un anno fa un cane mi ha morso la mano sinistra e mi ha strappato via tutto il muscolo dell'opponente, qualche nervo, e ho avuto delle problematiche non indifferenti. Oggi quindi sottoporrò a Graziella, la mia fisioterapista, tutte le domande più frequenti che mi avete fatto nell'ultimo periodo. Andiamo! Siamo qui con Graziella Urso, che è la mia fisioterapista da ormai più di un anno. Graziella, presentati. Ciao, sono Graziella Urso. Come dicevo, sono qui da più di un anno, perché dopo il primo intervento e prima del secondo, e anche dopo il secondo, ho passato qui veramente un sacco di tempo, e se non fosse per lei probabilmente non avrei ottenuto i risultati che ho ottenuto fino ad oggi. Quindi intanto ti ringrazio. Grazie a te per il lavoro che hai svolto finora e per l'assiduità con cui hai portato avanti le sedute di riabilitazione. Questo bisogna dirlo, questo bisogna dirlo. Sono un allievo modello. Ci sono un po' di domande che mi fanno i miei amici del web, che magari sarebbe il caso di rivolgere a te, perché sono un po' più tecniche, così sai spiegargli a dovere. Se sono in grado di rispondere, ben voglio. So che sarai assolutamente in grado. La prima domanda che voglio farti è: in merito al mio caso specifico, quali erano le problematiche e quali sono stati i metodi per risolverle? Beh, senza dubbio le problematiche erano legate al muscolo opponente, il muscolo che si trova in questa zona del pollice e che appunto oppone il pollice per permettergli di andare verso le altre dita, e lo vediamo benissimo anche qui nelle tabelle. Vediamo qual è il muscolo opponente in questo senso nella mano, innervato dal nervo mediano, che passa esattamente all'interno di questo muscolo, per cui l'incidente di Alessandro ha subito un doppio problema fondamentale: la lesione del muscolo opponente, che è quello appunto fondamentale per l'uso del pollice, e la lesione del nervo che dà la sensibilità al polpastrello del pollice. Come potete notare dalla scheda, questo si chiama homunculus motorius, vuol dire quanta parte rispetto alla corteccia cerebrale, questi sono i due emisferi, quanta parte occupa il pollice nel cervello, è fondamentale. Quindi ci ritroviamo di fronte ad un incidente importante di due componenti, sia la componente motoria che la componente sensitiva, di una parte della mano altrettanto fondamentale sia per la sensibilità che per la motilità. I metodi per risolverle a questo punto, dopo un iniziale tentativo di terapia conservativa che voleva ovviare ovviamente un intervento importante, alla fine invece siamo arrivati ad optare per un intervento di trasposizione, per cui un muscolo sano della mano, del polso in questo caso, diventa il muscolo opponente. Quindi il chirurgo ha preso un muscolo sano e l'ha fatto diventare muscolo opponente, si chiama trasposizione tendinea. Da qui parte poi tutta la fase riabilitativa. Quindi quali sono gli esercizi, diciamo, fondamentali che mi hanno permesso? Gli esercizi fondamentali sono stati inizialmente quelli che riguardavano la ripresa del polso, per cui movimento del polso, ripristino di tutte le articolazioni del pollice che erano rimaste rigide. Da lì poi la seconda fase della riabilitazione ha riguardato il rinforzo, il recupero del nuovo muscolo opponente, del nostro neo opponente, quindi la ripresa di questo movimento che adesso Alessandro ha, perfetta, bellissima, ma che ovviamente ha avuto bisogno di tanto tanto lavoro. Gli esercizi inizialmente
solitamente erano esercizi di piccole prese, esercizi in cui si ripristinava il movimento più difficile del pollice, cioè l'anteposizione, perché Alessandro inizialmente faceva solo questo, strisciava usando un altro muscolo, cioè il muscolo flessore, perché non c'era l'opponente. Tutto il nostro succo del discorso, tutto il focus della riabilitazione è stato insegnare al pollice ad alzarsi, anteporre e venire in opponenza. E qui tutto quello che può servire, le prese, le controresistenze, le impugnature grandi, piccole, i lavori fini e gli esercizi per la sensibilità, che ancora ora stiamo proseguendo, quindi un ripristino della sensibilità dell'apice del pollice in parallelo ad un ripristino motorio. Un'altra domanda che si fanno in moltissimi, sono proprio curiosi di sapere quanto tempo ci vuole per un'effettiva riabilitazione sia motoria sia della sensibilità a partire dall'intervento. Adesso sono passati circa 6 mesi, ma quanto tempo ci vorrà ancora per tornare, diciamo? Allora, diciamo che i tempi minimi per la parte motoria sono appunto dai 6 agli 8 mesi. È utopistico pensare che uno se la cavi in meno, anche perché c'è il recupero della forza che si può iniziare soltanto dal terzo mese in poi, per cui ci vuole questo tempo. Per il recupero della sensibilità ancora non ci sono neanche in letteratura dei parametri precisi. C'è chi parla di un anno, c'è chi addirittura parla di 7 anni, per cui non è possibile ad un certo punto dire non guarirà più. Può darsi che nell'arco degli anni ancora la sensibilità migliori, però per il momento la sensibilità viaggia molto più a rilento rispetto alla parte motoria. Se dovessimo abbozzare una percentuale di recupero momentaneo? Brutta domanda, perché in riabilitazione non si parla mai di percentuale, però ti posso dire che secondo me la parte motoria senz'altro recupererà intorno all'80-90%. Ci sarà una parte inficiata, disturbata da questo neurinoma, che è proprio un puntino di nervo qua ancora infastidito che disturba tutte le impugnature pesanti, per cui la mano magari a pieno palmo farà fatica ad agire bene ancora per un po', finché questa parte continua a disturbare. Ovviamente di fronte al dolore uno cosa fa? Perde la forza, e se perde la forza non la recupera a pieno palmo. Sensibilità, andiamo male. Sensibilità non posso pronunciarmi, perché ho detto ci vuole ancora molto molto tempo, ci vuole una rivalutazione a lungo termine per la sensibilità. Tu ti ritieni soddisfatta comunque dei risultati ottenuti fino adesso? Ti aspettavi questo recupero? Io mi ritengo molto soddisfatta, perché per i tempi che sono trascorsi dall'intervento ho sempre avuto di fronte, non perché adesso sei qua, però ho sempre avuto di fronte un paziente collaborante, estremamente motivato ed estremamente intelligente. Siccome abbiamo visto che il pollice nella corteccia cerebrale occupa ampio spazio, secondo me più il paziente ha una intelligenza evoluta nell'uso della sua mano, più i risultati sono soddisfacenti. Dato anche il tuo lavoro, direi che la tua mano ha un'ampia intelligenza, tra virgolette, per cui io ho visto veramente dei recuperi incoraggianti e soddisfacenti. Secondo me in tanti punti hai anche bruciato un po' le tappe, te l'ho sempre detto, proprio perché tu sei talmente motivato nel tuo recupero della tua professione, di ciò che hai sempre fatto con la mano. La tua forte motivazione ti ha portato a lavorare tanto anche da solo, non sei il tipo che lavorava solo con me durante la seduta, hai sempre lavorato tantissimo da solo, allenandoti anche a casa, tutti i compiti che ti davo li hai sempre fatti e il risultato infatti si vede, per cui mi ritengo veramente molto soddisfatta. Meno male, sono contento anch'io. Sì. Ci sono cose che non posso più fare o che mi conviene non fare per non andare ad inficiare il lavoro fatto fino adesso? Anche qui possiamo fare una, come dire, un elenco di attività a medio e lungo termine, nel senso che ora in questo momento ti sconsiglio le prese, quelle spigolose, quelle che disturbano proprio la spinta in questo punto. Ecco, qui non andrei a disturbare questa zona che ancora deve calmarsi, e per il resto no, non ci per sono per la palestra grosse. Ci vuole ancora un po' di tempo. Sì, esatto, perché se tu vai in palestra e ti fai il tapirulano o altre cose va benissimo, ma se vai a impugnare i bilancieri allora direi che ancora ci vuole un po' di tempo. Sì.
Ultima domanda, forse la più importante, anche se in parte abbiamo già risposto, ma comunque sarà possibile tornare al 100% delle funzionalità della mano? Allora, beh, quando c'è un trauma così importante e un intervento di ricostruzione, per cui un muscolo che nasce per un'azione viene a mancare e se ne manda un altro che deve fare la stessa azione, è ovvio che un minimo di deficit è realistico che ci sia, non facciamo i bambini a dire bene al 100%, però dal punto di vista motorio, come già ho detto prima, i risultati possono essere, il recupero può essere praticamente quasi completo. E per quanto riguarda la sensibilità, secondo me invece non la vedo un po' dura che recuperi completamente, però magari ne recupererà ancora un pochino del pollice, in modo che la parte che manca di sensibilità possa essere ben vicariata dall'altra parte che viene ad essere recuperata. Io sono sempre molto speranzoso, visto risultati anche in termini di tanti anni. Al momento però la sensibilità, come dicevamo prima, è più deficitaria rispetto al resto. Va bene, io ti ringrazio per la risposta a tutte queste domande, grazie per tutto questo percorso, sei stata gentilissima. Se qualcuno di voi dovesse aver bisogno di una fisioterapista della mano, io mi sbilancio a dire che, visto che ne ho provati comunque tanti prima di arrivare da lei, e fortunatamente ci sono arrivato alla fine, quindi se avete bisogno di una fisioterapista della mano, qualsiasi cosa, perché in realtà qua fate qualsiasi cosa. Sì, in realtà trattiamo tutti i distretti corporei. Graziella ormai ha quanti anni di esperienza? E 35. Solamente sulla mano, quindi ragazzi, mi sento di dire, come stavo dicendo prima, mi sbilancio a dire che è una delle migliori in Italia. Grazie. Alla prossima. Bene, ciao. Spero che le risposte di Graziella siano state soddisfacenti, ogni tanto ha usato anche qualche termine tecnico che ci sta perché ovviamente è una professionista. Magari tra un po' di tempo, parliamo di magari 3, 6, 10 mesi, farò un altro video di aggiornamento dove vi spiegherò come staranno andando le cose. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, distruggete quel tasto di iscrizione e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sull'uscita di nuovi video. Droppate un gigantesco like e commentate qui sotto se avete altre domande, magari ci sarà la possibilità di farle di nuovo a Graziella, oppure vi risponderò io in un altro video, oppure scrivetemi semplicemente se ci siete dall'inizio e siete con me, mi supportate. Portate per questo recupero che, da quanto avete capito e da quanto ho capito anch'io, ci vorrà ancora un po' di tempo perché sia completo. Ricordatevi sempre, dream big, do bigger, perché non sarà certo un cane a fermarci, io continuo a sognare in grande ed agire sempre più in grande. Noi ci vediamo martedì con un nuovo video, ciao!